Un po' di problematiche tecniche quest'oggi su questo carosello nucleare, ma forse ce l'abbiamo fatta, forse siamo riusciti a connetterci, stiamo combattendo contro le avversità. So che avete probabilmente visto già la sigla, non so bene quanto tempo sia passato dal momento in cui la sigla è finita e il mio viso è apparso a voi. Fatto sta che anche oggi siamo riusciti ad esserci e questa sera abbiamo con noi Davide Orecchia. Vuoi dire un ciao a Ciao a tutti? tutti. Come stavo dicendo, le avversità sono state tante. Prima un caricatore del computer dimenticato, poi un modem che ha deciso di non funzionare più, bloccando tutta la connessione internet, accrocchiando un po' la tecnologia raccattata a casa, sono riuscito ad esserci. Soprattutto per dare il giusto spazio a Davide, che stasera ci guiderà in una tematica curiosa, divertente. Il titolo è Radioattività, banane e hostess, giusto? Esattamente. Vuoi fare qualche spoiler a riguardo o ti lascio direttamente la parola per parlare di quello di cui vorrei raccontarci? No, niente spoiler, poi rovino tutto. Direi che possiamo anche iniziare se vuoi. Ok, Va bene, a te la parola allora. mi scuseranno quelli tra di voi che sono già, come dire, abbastanza esperti di ambito nucleare, quindi magari questa prima parte potrebbe risultargli un po' già nota. Però mi tocca fare un paio di premesse su cos'è un radionuclide e quali tipi di radiazione, i principali che conosciamo. Come probabilmente molti di voi sapranno, scusatemi. Ok. Come probabilmente molti di voi sapranno, la materia è fatta da atomi. E i diversi elementi si distinguono per il numero di protoni. E esistono di uno stesso elemento diversi isotopi, che si distinguono invece per un diverso numero di neutroni, e alcuni di questi, direi in realtà la maggior parte di questi, sono instabili, ovvero decadono emettendo un determinato tipo di radiazione, trasformandosi spesso in altri elementi, e questo processo di decadimento è un processo statistico. Pertanto viene spesso descritto è un processo probabilistico ed è utile descriverlo con, per esempio, il tempo di dimezzamento, che questo immagino l'abbiate sentito più di una volta, che è il tempo che è necessario per cui la metà dei nuclidi iniziali siano decaduti e quindi si siano trasformati nel nuclide figlio. Ecco, queste radiazioni, le radiazioni di cui vi parlerò, sono le cosiddette radiazioni ionizzanti, per distinguere da altri tipi di radiazione, ovvero quelle che hanno un'energia sufficientemente elevata per ionizzare appunto la materia, ovvero per separarne gli elettroni. Questo può far sì che vengano a spezzarsi i legami chimici nelle molecole, quindi possano danneggiare la materia. Questo può essere vero anche per la materia biologica, quindi, esempio lampante, nel caso di un essere umano, danni al DNA, e quindi possibili mutazioni e possibile insorgenza di tumori. Ne parleremo dopo. Le principali tipologie di radiazione che possono essere emesse dai radionuclidi sono alfa, beta e gamma, anche questo ben noto, magari a molti di voi. Velocemente, particelle alfa sono nuclei di elio-4 composti da due neutroni e due protoni, particelle più massive. Beta invece sono semplicemente degli elettroni. E i raggi gamma sono radiazione elettromagnetica, ovvero fotoni sostanzialmente. In tutti i casi si parla di radiazioni molto energetiche, ma con caratteristiche molto diverse tra loro. Per esempio, in funzione dell'interazione con la materia, possono avere capacità di penetrazione diversa. I raggi gamma sono notoriamente molto penetranti, mentre invece per schermare una particella alfa basta un semplice foglio di carta, giusto per fare un esempio banale. Per questo motivo, se vogliamo in qualche modo descrivere con una grandezza i possibili effetti sulla salute che queste radiazioni possono avere, specialmente per quanto riguarda le basse dosi,
è utile una grandezza che tenga conto sia dell'energia della radiazione, sia della tipologia di radiazione e contemporaneamente della tipologia di tessuto colpito nella totalità dei tessuti che compongono il nostro corpo, essendo ognuno suscettibile in modo diverso alle radiazioni. Questa grandezza è appunto il sievert, che misura diciamo la dose efficace che possiamo correlare poi con il rischio di insorgere di patologie tumorali o effetti indesiderati, diciamo. Bene, ho finito con l'introduzione. Possiamo iniziare, Davide, se mi metti in condivisione la presentazione. Non so quanti di voi sapranno, invece, che col fatto che in natura un certo numero di isotopi, di elementi anche molto comuni, sono radioattivi, abbiamo che tutti noi, esseri umani, siamo esposti costantemente a un certo quantitativo di radiazioni. Questo quantitativo in media corrisponde a quello che potete leggere sotto, ovvero circa 3,1 millisievert all'anno. Questo è un numero giusto per dare qualche numero e dare un'idea. Analizzando le varie componenti possiamo partire dalla terza colonna, perché essendo le rocce composte da, come dire, un certo numero abbastanza elevato di elementi diversi, alcuni di questi, un esempio per tutti, l'uranio, ma ce ne sono moltissimi altri, sono radioattivi e quindi danno un certo contributo di dose a noi esseri umani che sulla Terra ci camminiamo, ci costruiamo le case e simili. Interessante in questo senso è fare qualche esempio, non so, avete presente un bel tavolo di granito bello elegante o un bel piano da cucina? Ecco, il granito è uno dei delle rocce che, come dire, ha un certo quantitativo, certo molto molto basso, di radioattività e che quindi può dare una certa dose. Sempre collegato al terreno abbiamo quella prima colonna con scritto radon, che è la maggiore. Ecco, il radon è radon 222, l'isotopo, è un figlio della catena di decadimento dell'uranio 238. Il problema è che è un gas, quindi pur essendo prodotto o nel terreno o nei materiali che si usano nelle costruzioni, può permeare e arrivare in superficie. Ed essendo un gas, viaggia molto facilmente, possiamo respirarlo, eccetera. Ed è particolarmente presente dal fatto che deriva da, come dire, come figlio di decadimento di radionuclidi presenti nelle rocce, particolarmente presente in, non so, cantine o seminterrati o simili. È interessante come è stato scoperta l'esistenza di questa problematica, perché si stava durante la costruzione di una centrale nucleare, si stava testando la strumentazione di misura delle radiazioni e si è notato che pur non avendo ancora portato nella centrale niente di radioattivo, niente combustibile, non c'era proprio nulla, si è trovata una certa dose altrimenti inspiegabile. E quindi è venuto fuori che c'era la presenza di questo gas radioattivo, perché la centrale era costruita in un terreno particolarmente ricco. Ecco. E continuando con i contributi naturali, non abbiamo solo il terreno che ci dà una certa quantità di radiazione, ma anche, come dire, gli astri, il cielo, ovvero sotto forma di radiazione cosmica. Questo contributo è, come si può immaginare, schermato almeno in parte dall'atmosfera, gran parte direi. Quindi più si va in alto con l'altitudine, più dose
da radiazione si becca dovuta ai raggi cosmici. Gli aerei viaggiano a un'altitudine non irrilevante, adesso non so il numero preciso, però viaggiano piuttosto in alto. E quindi sia i piloti che appunto le hostess, ed eccoci spiegato il perché di questo, almeno metà della parte strana del titolo, prendono col fatto che lavorano un discreto numero di ore come dire, in volo, subiscono una determinata dose di radiazioni e pertanto sono considerati lavoratori esposti, al pari di un operatore di una centrale nucleare che lavora in ambienti che possono dar luogo a prendere un certo quantitativo di dose. Adesso, passando alle componenti, diciamo, artificiali, quella di gran lunga preponderante deriva dalle applicazioni medicali, ovvero radiologie, lastre, TAC, risonanze magnetiche, qualsiasi tipo di medicina nucleare che sia usato per diagnostica o per il trattamento di patologie. Adesso, questo è così alto perché tutti questi valori sono contributi in media, non è che ognuno di noi ogni anno si fa 2-3 lastre per divertimento, però in media, col fatto che una lastra o un attacco dà un certo quantitativo di radiazioni, in media il valore si attesta su una cifra non indifferente di questo tipo. Poi, ovvio, abbiamo anche la dose dovuta ai radionuclidi che sono stati dispersi in atmosfera con i test militari, e vedete quel piccolissimo contributo, ma anche in conseguenza dell'incidente di Chernobyl. Ecco, quello 0,002 che vedete lì è il dato più o meno attuale. Questo dato era di 0,04 appena subito dopo l'incidente. E ovviamente oggi è sceso, perché? Perché il bello di... bello tra virgolette, però... sì, diciamo anche il bello di un elemento radioattivo che è in un posto che non vogliamo è che basta aspettare qualche tempo di dimezzamento e ce n'è molto meno, e quindi ci dà molta meno dose, molte meno radiazioni. Poi abbiamo il contributo di gran lunga più piccolo dovuto agli impianti nucleari, che in realtà per la maggior parte non è dovuto agli impianti stessi, che non rilasciano radiazioni nell'ambiente, ma al tutto il ciclo del combustibile e sostanzialmente larga parte dall'estrazione e il mining dell'uranio. Bene, adesso avrete notato che ho lasciato da parte la colonna cibo, in quanto vale lo stesso discorso che ho fatto per il terreno, ovvero dato che anche degli elementi che compongono la materia organica, abbiamo tra questi alcuni elementi che hanno degli isotopi che sono radioattivi, per esempio il carbonio, come è noto a tutti, la radiazione al carbonio, o perlomeno noto a tutti, è uno degli isotopi più conosciuti, diciamo, o per esempio il potassio, di cui l'isotopo 40 è radioattivo. Bene, qualcuno sa dirmi... Davide, sai dirmi un cibo che contiene tanto potassio? La risposta è semplice, ma non la darò, per vedere se qualcuno ci risponde tra i commenti. Ecco. Vabbè, ma non sprechiamo... Io ho scoperto una cosa molto divertente, che sì? Le albicocche disidratate contengono anche più potassio delle banane. Perché so allora che no, dobbiamo metterci anche albicocca la prossima volta. Banane. Esattamente. E infatti, dato che le banane contengono potassio, e parte di questo potassio è naturalmente radioattivo, possiamo, diciamo, usarle come unità di misura un po' goliardica della radiazione. La corrispondenza è, mangiando una banana, si ha una dose di 0,1 microsievert, ovvero il microsievert è un millesimo di millisievert, quindi 0,0001 millisievert.
Giusto per dare qualche esempio, non so, ripeto, con il fatto che anche nella materia organica ci sono isotopi radioattivi, il semplice dormire di fianco a un'altra persona, rispetto che dormire, come dire, da soli, dà un certo quantitativo di dose, vabbè, molto piccolo, incredibilmente piccolo, addirittura meno di una banana. Che è, forse questo stupisce un po' di più o meno lo stesso che si ha nel vivere un anno vicino a una centrale nucleare, perché come ho detto prima, non si hanno emissioni di isotopi radioattivi quando la centrale è in funzione. Ovviamente a meno di incidenti, Chernobyl è forse uno degli esempi più lampanti. Vabbè, poi abbiamo controlli di sicurezza in aeroporto con pochi, 2,5 banane, radiografia dentale 50 banane. Ecco, e adesso arriviamo ai voli in aereo, che come potete vedere sono, rispetto a una banana, moderatamente rilevanti come quantitativo di radiazioni assorbite, soprattutto se il volo è lungo, per esempio come Milano-Los Angeles, che vedete in prima dell'altra pagina, con 1000 banane o 0,1 millisievert. E giusto per confronto, ricordatevi sempre il valore di prima, i 3, circa 3,1 millisievert di fondo naturale, quindi questi valori sono comunque decisamente bassi. Ecco, invece, per quanto riguarda la medicina nucleare, come vi dicevo prima, possiamo arrivare anche ai 10 millisievert, cioè a valori più importanti, come che equivalgono alla radiazione naturale che si prende in, non so, 3 anni e qualche mese. Ecco, ma sapendo tutto questo, la domanda che vi starete facendo è, va bene, ok, ma quanto fa male, quando mi devo preoccupare? Ecco, la dose alla quale si ha evidenza sperimentale di un aumento, come dire, misurabile del rischio di tumore, è intorno ai 100 millisievert, quindi 1 milione di banane. Diciamo che fate in tempo a morire 1000 volte per indigestione prima di... A parte gli scherzi, va bene. Adesso, vi ho detto evidenza sperimentale di aumento del rischio di tumore, ma non vi ho detto quanto è questo aumento, che direi che è un'informazione piuttosto rilevante. Però vorrei partire da una baseline, ovvero quant'è il rischio di sviluppare un tumore a prescindere da tutte le altre condizioni, ovvero il rischio medio per un qualsiasi essere umano. Qualcuno me lo sa dire? Davide, se lo sai, magari aspetta un attimo, perché qui vorrei qualche risposta nei commenti, se qualcuno vuole provarci. Aspetta, Davide, non ti sento. Non mi senti perché ero mutato. Ok. E è arrivato esattamente un commento da parte di Riccardo. Vuoi che lo mostri subito o lasciamo crescere un altro po' la suspense? Lo mostri. Cosa? 100 millisievert. Riccardo, rispetto a quello che hai chiesto, dice se effettivamente potrebbe essere 100 millisievert. No, no, aspetta, la mia domanda è, a prescindere dalle radiazioni, quant'è l'avevo interpretata male, percentuale, ripeto, cioè così sono più chiaro, quant'è, a prescindere dalle radiazioni o qualsiasi altra cosa, la percentuale di probabilità di avere un tumore nell'arco della vita? Qualcuno ha idea? Davide? In questo momento no, però posso pensarci e provo a dare una risposta. E no, secondo me fai prima tu a svelarci questo arcano profondo. È 40%. Ti ha stupito? Sì e no. Diciamo che, come dire, ragionevolmente... uno degli svantaggi di avere un'aspettativa di vita così lunga è che malattie di questo tipo, come dire,
col andare avanti nel tempo è sempre più probabile averla, ecco. Quindi, partendo da questo 40%, il prendere una dose di 100 o 200 millisievert, studi dimostrano che aumenta il rischio di tumore di circa un punto percentuale. Quindi passiamo dal 40% al 41%. Quindi vi preoccupa? Non vi preoccupa? Ditemelo voi. Io però avrei, come dire, le mie almeno tre motivazioni, forse quattro, per cui a me non preoccupa. Iniziando dal fatto che 100 millisievert, già 100 millisievert sono una dose di radiazione parecchio elevata, nel senso confrontatela con tutti gli esempi che ho fatto di possibilità di prendere radiazioni da varie fonti, è davvero parecchio alta. Giusto per avere qualche altro termine di paragone, il limite annuale di dose per i lavoratori esposti sono 20 millisievert, quindi un quinto di quei 100. E, beh, per la popolazione generale, giusto per dare un altro numero, il limite di dose è invece un millisievert. E questo è un punto. Poi ci sarebbe anche il fatto che non è irrilevante la modalità, come dire, temporale in cui uno stesso quantitativo di radiazione viene assorbito, assimilato. Perché questo fondo di radioattività naturale è sempre stato presente, quindi noi esseri umani ci siamo evoluti e abbiamo sempre convissuto con l'esistere della radioattività, ma anche di qualsiasi altro mezzo per cui è possibile, da cui è possibile che derivino mutazioni o danni al DNA. E quindi il nostro corpo è piuttosto ben equipaggiato nel riparare questi danni. Ovviamente è più facile riparare danni che avvengono in un tempo più lungo. Quindi è sicuramente molto più, come dire, tranquillo prendere 100 millisievert in più dosi piccole rispetto che prenderli tutti in un colpo. E anche qui il rischio di tumore non è decisamente lo stesso. E queste sono due. Poi vorrei inoltre confrontare questo rischio con altri rischi ben più noti che tutti corriamo senza magari pensarci, senza darci tanto peso. Perché questo è effettivamente, tra virgolette, solo un 1% in più. Se lo confrontiamo con il rischio di tumore aumentato dovuto a, non lo so, il fumo di sigaretta o l'inquinamento di Milano, già che io sono qua a Milano, Davide immagino anche, non ci facciamo peso. Non ci facciamo peso, ma è ben più rilevante. Questo è fattuale. Vorrei concludere con una quarta, come dire, osservazione interessante, ovvero che il fondo di radioattività naturale, quel 3,1 millisievert, quello è una media che può variare anche di parecchio tra un posto e l'altro, tra una città e l'altra, tra uno stato e l'altro. La media mondiale, quello se non sbaglio, non vorrei dire, ma credo sia il valore per l'Italia. E la media mondiale credo sia qualcosa come 2,4 o qualcosa di simile. Ci sono posti però, densamente abitati, che raggiungono tranquillamente valori di 50 millisievert senza problemi. Il posto con il valore più alto è la città di Ramsar, in Iran, in cui il fondo di radioattività naturale, per la conformazione specifica del suolo in quella zona, può raggiungere fino alle centinaia, fino a 260 millisievert. E ci sono persone che in quel posto ci vivono e sono stati fatti
chiaramente più di uno studio epidemiologico su questo tipo di popolazioni, per avere un'idea se effettivamente questo potesse contribuire a un'incidenza maggiore del normale di tumori. Pur con i limiti del fatto che la popolazione di questo paese non è molto elevata e quindi la statistica non è quella che si potrebbe desiderare, non ci sono evidenze di un aumento di casi di tumore, pur con dosi ben superiori ai 100 millisievert. Questo è un altro indizio che, come dire, ci mette un po' ancora di più l'anima in pace. Ho ovviamente trattato un sacco di argomenti molto superficialmente, quindi se avete qualsiasi tipo di curiosità o volete approfondire uno specifico aspetto, so di essere stato decisamente superficiale su alcune cose, posso tranquillamente approfondire volentieri. Va bene, se sei d'accordo, elimino la condivisione dello schermo, così si ritorna al maxi schermo dei nostri bellissimi visi. Procediamo come solito a leggere un po' di commenti. Volevo rispondere un attimo a Riccardo. Sì, hai ragione. Vabbè, ma si chiama modem anche se non è un modem, dai. Ma sì, per uscire facendo una bella figura direi che ho utilizzato una metonimia, ecco. Così faccio finta di essere anche abbastanza culturale. Andiamo, vediamo. Una precisazione giusta che Riccardo fa è che la risonanza magnetica, quella che è risonanza magnetica. Ah, assolutamente sì, deve essere stato un lapsus, perché lo so bene che la risonanza magnetica non dà dose. Deve essere stato un lapsus. È sempre utile. Scusami, Riccardo. È utile avere anche questi commenti, così precisiamo eventuali. Sì, diciamo che sì, la risonanza magnetica usa campi magnetici e i campi magnetici non sono ionizzanti e quindi non danno dose. Raggi gamma per noi sarebbero fatali. È un'affermazione forte. Ah, è un'affermazione? Sì, beh, allora, che un punto finale e quindi immagino. Ah, ma non so, io prendiamola come domanda. Se fosse una domanda direi decisamente no. Perché come ogni cosa è la dose che fa il veleno. Quindi anche se tu ti prendessi non so, ipotizziamo, tu hai un singolo fotone estremamente energetico che magari ti passa da parte a parte, già per il fatto che è, come dire, molto energetico, è poco probabile che si fermi o perlomeno che ti dia qualche danno, che si scontri con una delle tue molecole che quindi la ionizzi, diciamo così. Quindi no, direi assolutamente no. Se hai quel solo fotone neanche te ne accorgi. Riccardo infatti aveva già risposto dicendo che la gamma non sono fatali, altrimenti saremmo già un po' tutti morti. Chiede invece riferimento ai 100 millisievert, quando trattavi la probabilità di insorgenza del tumore. Perché evidentemente non è chiaro se lo definissi su un arco temporale o come livello istantaneo. È complicato perché entra quel discorso che ti dicevo prima, ovvero il fatto che effettivamente è una cosa molto diversa. Diciamo che gli studi da cui si ottiene questo valore di soglia, che non è preciso, cioè è giusto per dare un'idea e per dire sotto lì non hai problemi, sono studi che si basano generalmente sulle dosi acute, ovvero sui sopravvissuti alle bombe atomiche, sui liquidatori di Chernobyl e simili. Quindi diciamo che si basa su un'esposizione piuttosto concentrata nel tempo, non necessariamente nello stesso preciso momento, ma piuttosto concentrata. Ed è per quello che dicevo che, essendo più diluita, è una delle motivazioni per cui ci sarebbe meno da preoccuparsi di questo. A proposito di diminuzione della dose, come hai appena detto, Marvin chiede se c'è un accumulo progressivo di questa dose nel tempo e quindi se viaggiando di più in aereo si espone sempre a un rischio che cresce nel tempo.
Allora, accumulo non è la parola giusta, però allora, in linea di principio, dato che ogni, come dire, ogni, che ne so, ogni 10 millisievert puoi avere un danno, un determinato danno al DNA, sto dicendo numeri a caso, giusto per fare un esempio che si capisca semplicemente, se prendi altri 10 millisievert hai alta probabilità di avere un altro danno. Il punto è proprio che per dosi così basse non c'è la certezza che ci sia davvero questo danno, perché non c'è evidenza scientifica che per dosi così basse tu abbia un aumento di rischio di tumore. Quindi ti direi che in linea di principio sì, più prendi l'aereo più rischio hai. Dal punto di vista pratico, a meno che tu non prenda l'aereo tutti i giorni, non hai problemi. Mi sembra una risposta saggia. Riccardo dice che, secondo lui, la soglia è espressa in gray, milligray. Allora, vabbè, facciamo un discorso veloce, così chi non sa cosa sono i gray può avere un'idea. Allora, il gray è l'unità di misura più, come dire, tra virgolette, scientifica, nel senso che dice semplicemente quanti joule la materia ha assorbito per ogni chilo di materia che è stata, come dire, sollecitata dalla radiazione, su cui la radiazione ha insistito. E quindi dice più o meno quant'è la concentrazione di energia rilasciata dalla radiazione nella materia. I sievert invece tengono conto, oltre di questo, cioè i sievert si misurano sempre in joule su chilo, però hanno dentro un certo numero di fattori correttivi per considerare sia la natura della radiazione, ovvero se è alfa, beta, gamma, neutroni, giusto per aggiungere un po' di carne al fuoco così a caso, sia la resistenza del tessuto colpito. E quindi per quanto riguarda la probabilità di tumore alle basse dosi, la grandezza utilizzata per determinare il rischio è il sievert e non il gray, mentre invece il gray è l'unità che si usa quando si determina l'esposizione acuta alla radiazione e gli effetti deterministici e non probabilistici. Giusto per... Marvin, ti ringrazio. Perlomeno dice che sei stato chiaro, e io ho sottinteso che volesse ringraziarti avendo cominciato. Sembrerebbe che per ora i commenti si siano placati, quindi possiamo rimanere in amabile conversazione per qualche altro minuto per vedere se arriveranno altri commenti, se no siamo quasi praticamente arrivati alla conclusione. Quindi potresti magari iniziare. Davide, vedo un commento, spero non si tratti di bombe anche. Ah sì, era uno dei primi. Che mi interessa, nel senso che effettivamente parte del... così chiarisco questo punto. Effettivamente, quando facevo vedere... magari vuoi rimettermi un attimino, Davide? Sì, mando in condizione il tuo schermo, ecco qui. Esatto. Quel test militari, quello 0,05, effettivamente sono i test di bombe atomiche fatte in atmosfera dagli Stati Uniti, Russia e chi più ne ha più ne metta. Sono proprio quelli, se non era stato chiaro. Purtroppo sì, è così. È una quantità comunque super irrilevante se confrontata con tutte le altre, quindi non c'è da preoccuparsi. Diciamo che se avessero fatto a meno di bombardare cose e sviluppare una tecnologia così distruttiva, forse sarebbe stato meglio per tutti, non lo so. Forse no. Non mi occupo di geopolitica, ecco. Neanche, ma non mi occupo di niente in realtà nella vita. Ti sto chiedendo per cui di fare magari un sunto, di iniziare a lasciare la perla e la serata, così magari ci avviamo verso i saluti. Cosa dire?
ho scelto di fare questo carosello su questo argomento perché mi sembra che, o perlomeno, io prima ne sapevo molto poco, prima di studiare ingegneria nucleare, e penso che sia molto interessante rendersi conto di come la radioattività effettivamente sia qualcosa di naturale e presente naturalmente dappertutto, e che quindi non sia questo, non so, mostro, uomo nero nell'armadio che fa paura, ecco. È arrivata un'altra domanda che abbassa un po' il volume, perché se io sento il mio eco e penso che anche chi ci segue sente il mio eco. Ti sto dicendo, è arrivato un altro commento di Riccardo che andava a letto prima di salutarci. Cosa pensi tu dell'ormesi? Quella filosofia di vita che suggerisce di sottoporsi all'esposizione di piccole dosi per avere un miglioramento nella salute. È molto interessante. In realtà non ne so assolutamente nulla, però come dire, per quel poco che so degli effetti delle radiazioni sul corpo umano, alcuni modelli effettivamente come dire, ipotizzano che ci sia un effetto benefico delle radiazioni su piccole dosi sul nostro corpo, come dire, a stimolare i meccanismi naturali di riparazione del DNA. Diciamo che qualche evidenza in questo senso c'è, perché per esempio, per quanto riguarda il villaggio di cui parlavo prima, Ramsar, in Iran, quello con la dose, col fondo di radioattività altissimo, effettivamente per determinati tipi di tumore c'è un'incidenza che è non superiore ma addirittura inferiore a quella media della popolazione generale, quindi come dire, potrebbe essere anche ragionevole, però io mi limiterei a dire che non fanno né male né bene, poi se fa bene tanto di guadagnato. C'è probabilmente da dire anche che la Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica suggerisce di considerare un andamento, per così dire, lineare alle basse dosi, quindi non ipotizzare che ci sia effettivamente un miglioramento, tra virgolette, della salute alle basse dosi. Sempre meglio essere conservativi. Suggerisce principalmente questo perché non sappiamo ancora benissimo cosa avviene in dosi che possono essere definite basse. Quindi, come hai detto, è giusto andare in maniera conservativa. Se non l'avete già sentito, il principio che si usa molto comunemente in radioprotezione è noto come ALARA, as low as reasonably achievable, ovvero mantenere un livello di radiazioni più basso che si può, pur sapendo che in ogni caso probabilmente non è dannoso, però sempre meglio essere sicuri, sempre meglio tenerlo più basso che si può, ragionevolmente. Va bene, salutiamoci, anche perché siamo riusciti a sopravvivere nonostante il computer senza carica batterie, ma non so quanto altro potremo andare avanti, quindi direi che se arrivano altri commenti, se vuoi dare una risposta, sai che arrivano principalmente da Facebook e da YouTube, quindi puoi andare a scavare e rispondere. Posso rispondere direttamente, sì, non c'è problema. Per cui fai un saluto generale, prima però lasciami ricordare che ci vediamo anche domani sera, sempre alle 21, su questi schermi, per trattare un altro carosello nucleare. Ora a te la parola per i saluti. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione e buona serata, cosa dire? Buona serata. Ciao.